Direttore Izzo, è stata una partita sofferta, forse troppo per il divario, se non in classifica, se non altro per la classifica tra le due squadre, però quello che contava era portare a casa i tre punti oggi. Queste sono le partite che sembrano facili prima di iniziarle, poi diventano difficili perché il divario tra in classifica è enorme, quindi i ragazzi si lasciano un po' andare, però poi alla fine sul 2-2 siamo ritornati quelli di sempre e abbiamo chiuso con Galateafiore la partita. È stata una partita forse troppo nervosa soprattutto, troppi falli in campo dall'una e dall'altra parte, un po' strano. Il primo tempo sì, ci sono stati troppi falli voluti e falli veramente fischiati, ma non c'erano. Comunque si sa, le partite, loro sono venuti per prendere i punti che hanno perso sabato e noi eravamo lanciati verso i playoff, quindi il primo tempo c'è stata più battaglia, poi il secondo tempo siamo venuti fuori, alla distanza abbiamo meritato di vincere. In una settimana 6 punti è un buon bottino? Sicuramente 6 punti, adesso ci tocca fare questa trasferta a Castellammare, speriamo di vincere, poi abbiamo le due partite che decideranno il nostro campionato. Se faremo dai 4 ai 6 punti penso che andremo di nuovo a fare i playoff. Oggi fiore all'occhiello di Avellino, sicuramente Nunzio Galeotafiore. Nunzio è uno del settore giovanile, quindi fa piacere che quando i giovani vengono fuori. Ormai lui è un titolare fisso e speriamo che continui così. Nota stonata l'espulsione di mister Lamparelli. Ma l'espulsione è stata in comprensione tra l'arbitro e il mister, perché l'allenatore non ha detto niente. L'arbitro ha capito forse a fraintesi, ma poi alla fine negli spogliatoi si sono chiariti, quindi non ci dovrebbero essere conseguenze. Il momento più delicato della partita, entra Galeotafiore e sbroglia il risultato. Vabbè, è stato un po' di fortuna, un po' di bravura. Cercavo il gol in casa, ne sono arrivati 2 e sono contento. Il secondo un po' fortunoso. È stata comunque una partita nervosa sia nel primo, soprattutto nel primo tempo, anche nel secondo tempo, insomma, le due squadre si sono giocate bene i 3 punti. Secondo te Avellino ha meritato questa vittoria? Sì, penso di sì, perché comunque ci siamo allenati bene durante la settimana e puntiamo in alto, quindi il risultato era quello giusto. Per un giovane come te che significa segnare una doppietta in casa? Sono un avellinese, quindi sono contento del doppio e spero di farne altri. 2 partite in 4 giorni, 6 punti, ora si va sabato prossimo a Castellammare per un'altra partita importante, ma si spera ovviamente sia più facile di quella giocata oggi, almeno dal punto di vista psicologico. Facile no, perché comunque non dobbiamo sottovalutare la Città delle Acque, nonostante sia ultima in classifica, siamo sempre una delle squadre che mettono in difficoltà gli avversari e giocheranno sicuramente la loro partita. Quindi bisogna comunque impegnarsi e non sottovalutarlo.